presentazione. Buonasera, ringrazio i colleghi che sono intervenuti, nonostante il breve preavviso. È complicato in questi giorni fissare un incontro dove possono partecipare tutti quanti. Lo scopo di questo incontro è la presentazione di un progetto che, secondo il mio avviso, non è un progetto interessante, ma molto di più, è di facile applicazione e di dovuta applicazione. Riguarda lo Smart Nose Dust, meglio conosciuto come naso elettronico, che è uno strumento attraverso il quale si potrebbe avere la possibilità di rilevare il grado di inquinamento nell'aria e non solo, e quindi rilevare il quantitativo di presenti nell'aria di PM10, PM2,5 e altro. Il progetto che è stato ideato verrà presentato da chi lo ha ideato e progettato. Vi verrà spiegato l'idea come è nata, gli obiettivi e le possibili applicazioni. Chi lo ha ideato, ve li presento, è Mariano Peluso, che è anche nostro consigliere alla quinta municipalità del Comune di Napoli, e l'ingegnere Lino Donadio, che procederanno all'illustrazione del progetto. A voi. Grazie. Io vi ringrazio per essere venuti, perché sono passato 5 minuti sopra nei palazzi, nelle stanze loro, visto che avete tante di quelle cose da fare. Io cercherò di essere proprio fulmineo nel darvi subito un flash di quello che si fa. Questo progetto nasce nel capire esattamente quello che noi respiriamo nell'aria, che a volte non c'è comunicato bene dagli enti ufficiali. Quindi faccio un passo indietro giusto per illustrarvi che cosa c'è nell'aria e come impatta nel nostro organismo. Le PM10, che sono le famose polveri sottili, cioè tutto il residuo di quello che nell'aria va a finire da tutto il deposito, sia diciamo di quello che viene emesso dalle case, dalle industrie, dai negozi, dalla strada, dall'emissione dei fumi delle auto, degli scooter, si unisce in una dicitura che viene chiamata polvere sottile. In inglese particolarmente dà più l'idea del fatto che c'è un miscuglio di roba, che c'è una sua granulometria. Questa granulometria è misurata con un valore da 10 e quella da 2,5. In particolar modo vi faccio soltanto notare che il PM10, dati dell'ISPRA, quindi recentissimi, procura cancri al polmone, e questi sono dati di morti certe, di decessi, nelle varie nostre città. Dal 2006-2008 a Torino ci sono stati questi numeri e sono angoscianti. Quindi conoscere il PM10 delle nostre città, anche il 2,5, il monossido di carbonio, il biossido di azoto, che sono quelli che sono più cancerogeni per la nostra salute, credo che sia importante. Come viene normatizzata questa cosa? C'è la Comunità Europea che ci dà delle direttive e ci dice che i valori si misurano in microgrammo su metro cubo. Teniamola come unità di misura, che non è importante, è importante quello che ritiene la Comunità Europea che sia pericoloso, cioè un valore massimo per la media annuale sono 40 microgrammi su metro cubo, mentre invece un valore giornaliero massimo è considerato 50 microgrammi su metro cubo. Questo valore non deve superare nell'arco dell'anno, non deve essere superato più di 35 volte. Ora, come si fa? Quando è che l'ente, in questo caso è l'ARPA, nel caso della mia regione è l'ARPAC, ti comunica che è stato superato? È paradossale, a fine anno. Cioè a fine anno loro misurano e dicono: ah, sai, quest'anno ti è stato superato 55 volte. È ovvio che è tardi per poter prendere delle precauzioni. Quindi il danno è stato effettuato, è stato fatto. Che cos'è questa nostra creazione? È un piccolo strumento di queste dimensioni oggi, già abbiamo la versione 2, quindi 2,5, che dà la possibilità tramite un sensore di leggere le polveri sottili che ci sono nell'aria. Il monossido di carbonio e anche l'ozono. Questo nasce come misuratore, che esiste in commercio, esiste già, però sono misuratori costosissimi che partono dai 6.000 ai 15.000 euro, di solito in dotazione presso l'ARPA, attraverso l'università, ed è chiaramente non è facile chiedere, si pagano 500 euro al giorno per chiedere a uno: vieni a fare la misura in questa zona.
Questo strumento qua a noi ci è costato 100 euro, ne abbiamo fatto un paio, non con 100, 100 euro l'uno, e chiaramente industrializzato può costare molto di più. Non si limita solo a misurare, ma che fa? Può postare tramite una piastra Bluetooth il dato a un qualsiasi smartphone e quindi prendere pure avanti. Che fa? Tramite un'app il dato viene praticamente postato sul sito e con Google Map georeferenziato, cioè io all'istante so da casa la persona che l'ha utilizzato la misura che ha fatto in questo posto e posso andare a zoomare e vedere proprio la via in cui lui ha preso questa misura, cliccare sull'icona e mi dice proprio la lettura precisa, si apre una finestra dove io posso cliccare il dato sul sopravvento e quindi diffondere la misura dell'aria che sto respirando in questa zona. Che cos'altro fa lo smart noise? Ci permette praticamente di fare delle campagne di misurazione del quartiere. Questo tiene sotto controllo quella famosa voce dei 35 volte che si supera nell'arco dell'anno. Io questa cosa ce l'ho in tempo reale. In tempo reale lo misuro e in tempo reale lo condivido. E io da casa, pure se non ce l'ho smart noise, vado sul sito e me la vado a vedere. Insomma, che cosa abbiamo messo su? Una strumentazione che, cambiando il sensore, può avere scenari incredibili, uno dei quali, per esempio, che siamo sensibili un po' tutti, sono i nostri siti archeologici, quindi Pompei. Pompei se ne crolla, ognuno pensa a determinati tipi di soluzioni, noi pensiamo a una cosa del genere, dove il sensore di staticità, che non appena supera determinati misure di sicurezza, parte l'SMS e avvisa chi di competenza per andare a fare le giuste dovute misure di contenimento di quello consumi energetici idrici, informazioni sul traffico cittadino, dissesto idrogeologico, l'abbiamo sentito prima, inquinamento elettromagnetico e contaminazioni. La base è la stessa, quello che cambia è il sensore. Una cosa a cui abbiamo pensato per dare il senso è, diciamo, la chiamiamo proprio la killer application per questo tema. Conoscete tutti, siete venuti dalle nostre parti e sapete che purtroppo non solo dalle nostre parti, ma tutti le scariche, diciamo così, che vengono solo accumulate su tutti i cavalcavia di autostrade e strade, diciamo, provinciali, statali. Pensavamo a questo: se mettiamo uno dei nostri smart noise al di sotto dei cavalcavia, lo scenario diventerebbe questo. Appiccano i luoghi nel momento in cui il deposito è arrivato a misure da non si può attraversare la strada, mettere lo smartphone là che fa misura i fumi. Nel momento in cui ciò accade fa partire un SMS a chi? Ai vigili del fuoco, i quali tempestivamente possono mandare una squadra a spegnere. Questa è una fase importante, ma molto importante, perché se io arrivo tempestivamente a spegnere quel fuoco evito che quella combustione possa raggiungere temperature elevate e quindi andare a mettere nell'aria quegli inquinanti tossici che fanno male alla salute, perché questo deriva dal grado di temperatura di quel rogo. Quindi se io arrivo prima e lo spengo faccio un bene a tutti. Un altro SMS che potrebbe avvisare una centrale di polizia che parte la volante e cerca di acchiappare, diciamo, chi ha acceso il rogo e casomai anche il mandante se è arrivato tempestivamente. Ecco, questa è una possibile applicazione. E quindi i vantaggi quali sono? Spegnere il rogo tempestivamente ed essere più incisivi come parte della sicurezza, cioè in tempo reale io so che lì sta per essere acceso un rogo, posso chiamare la volante che sta nei paraggi e dire vai là e avere più possibilità del controllo del territorio. Questo, diciamo, è lo scenario che noi abbiamo cercato di dare una risposta a questo problema, cioè una soluzione tecnologica, una classica smart city a tutti gli effetti, che può servire da un punto di vista ambientale, di sicurezza e anche di controllo per quello che riguarda, diciamo, i nostri beni culturali.
Noi ci concentriamo prevalentemente sull'area e su questi aspetti da dove siamo partiti, però poi man mano che andiamo avanti, questo è il fascino di queste strumentazioni, che veramente lo scenario è ampio, è molto ampio, e quindi è da lavorarci sopra. Cosa abbiamo e cosa possiamo fare? Attualmente abbiamo questo, che funziona benissimo, e per farvi un esempio, adesso lo accendo, vediamo lo shutter, non succede niente, nel senso che misuro l'aria che sta in questa stanza, lo connetto, si connette come un auricolare Bluetooth, invece di vedere l'auricolare vede il naso, gli chiedo adesso di condividere con me la misura dell'aria che sta qua dentro, in questo ambiente, ogni 10 secondi prelevo una misura. Siamo andati bene per adesso, 28, quindi i primi dati insomma cominciano un attimo a sparare alcuni dati, come 28, il prossimo che ci dà è 46, e questo rimarrà tra 41, 38, 41, questo è il dato diciamo medio, perché poi come vedete ci sono due grafici che stabiliscono la media dei valori che lui percepisce, e bene o male rientra in questi misure. Ovvio che se mi metto vicino, poi ci fumo una sigaretta, parte un valore esagerato che è falsa la lettura, però io questo me ne posso rendere conto perché anche c'è un picco che non lo considero come un valore attendibile. Ora che faccio? Questo share mi permette praticamente di condividere, non l'ha fatto, vai al Bill Gates quando presenta Microsoft, l'ha fatto. Ora che faccio? Vado su direttamente sull'applicativo che sta in edge, quindi è un po' lentino, va direttamente su Google Map e va esattamente nel punto in cui noi siamo e mette uno di quegli indicatori, ok, e mette uno di quegli indicatori per dirmi esattamente la misura che ho fatto. Adesso già sei in rete, la potete vedere voi andando su www.smartphonestats.com. Ora, questo dispositivo parla con un qualsiasi smartphone. Nel caso della terra dei fuochi, invece di avere la piastra Bluetooth che parla con questo, si mette una piastra GSM e partono gli SMS. Ecco qua, sta andando su Google Map, ci mette tempo perché sta in edge, e si va a vedere il punto preciso in cui è stata fatta la misura, cioè quindi iniziato. Ho finito. Lino Donativo è colui che l'ha costruito, è l'ingegnere che praticamente ha reso possibile tutto. Questa cosa nasce perché abbiamo tutti e due i figli che hanno problemi di asma bronchiale, e un'estate ci siamo chiesti ma ci sarà un modo per capire se possiamo portare i nostri figli in un luogo piuttosto che in un altro, visto che poi le conseguenze di un asma bronchiale sono che per una settimana sta male con la tosse e così via. E da qui, da questa diciamo esigenza, nasce questo affare. Lui è un grandissimo ingegnere elettronico perché è riuscito a far parlare le varie componenti hardware, ha scritto lui il software per poter fare tutto questo e far sì che la strumentazione riuscisse a leggere il sensore, e siamo avanti. Questo già è vecchia come costruzione per noi, perché siamo già su un altro aspetto più tecnologico, che addirittura utilizza la luce per misurare i gas, cioè i componenti che stanno nei gas. Ma sugli aspetti sismici, geologici, in via preventiva, perché ho capito che si parla di via preventiva, o sbaglio? Non ti sento. Cioè tu hai detto che questo sensore, secondo il testore che era, può rilevare l'aria, quindi ha bisogno di particolato, o anche problemi geologici, sismici, sismici. Ma Sì, mi ha detto. Qual è la relazione tra... Dico innanzitutto se in via preventiva, cioè in una fase di micro scosse. Sì, in effetti noi lavoriamo con una serie di oggettini che sono dei piccoli microcontrollori, dei sistemi di comunicazione e dei sensori. Il nostro naso è semplicissimo, sono tre componenti. I sensori sono di diversa natura. Ci sono dei sensori ottici che permettono di rilevare la grandezza delle particelle,
quindi discriminare il PM10 dal PM2.5, ma ci sono anche degli altri sensori che si chiamano sensori di forza, che sono in grado invece di discriminare il carico di un manufatto e quindi inviare dei messaggi o comunque delle comunicazioni che in qualche modo allarmano sullo stato del manufatto. Quindi se un manufatto sta cedendo staticamente, attraverso un sensore di forza io comincio a rilevare delle anomalie che sono percepite appunto dal sensore di forza e non da altri sensori. E così avanti, con questo stesso ragionamento, possiamo lavorare nell'ambito dei sistemi antisismici o ancora per quanto riguarda il dissesto idrogeologico o ancora riguardo l'analisi dei sistemi. Che area rileva? Cioè, nel senso che se io su una struttura metto questo sensore, certo, mi sta indagando un'area? Mediamente ci troviamo nell'ordine dei 10 metri quadrati. Quindi io ho un oggettino del genere che viene piazzato sul manufatto e in qualche modo rileva delle variazioni statiche in un'area che è vicina ai 10 metri quadri. Ovviamente ci sono delle calibrazioni dei sensori che possono poi permettere di aumentare o diminuire la sensibilità. Però mediamente, così come il nostro sistema di rilevamento dell'aria, funziona in un'area limitata, ovviamente, che abbiamo stabilito nel sistema manuale, che è questo, nell'ordine dei 10 metri cubi, 10 metri quadri, o comunque in un'area di 10 metri cubi. Però ciò non toglie che è possibile effettuare delle calibrazioni che permettono poi allo stesso oggetto di lavorare sia indoor che outdoor, o appunto come Mariano accennava, sotto al classico cavalcamino. 10 metri quadri, quindi circa 3-4 metri di distanza dal cubo. In effetti ci troviamo in una decina di metri, sì, però teniamo conto che quando ci sono dei roghi, ad esempio, lì c'è saturazione dell'aria e quindi la saturazione fa sì che comunque anche a una distanza di 10 metri io percepisco una variazione rispetto alla media. Che cosa significa? Che questo oggetto rileva da 0 microgrammi al metro cubo a 500 microgrammi al metro cubo. Se davanti al rogo ho una concentrazione di 300 microgrammi al metro cubo, ciò non toglie che a 10 metri dal rogo io posso percepire una variazione che è comunque grande. Ecco, quella grande variazione mi permette di scatenare gli algoritmi che in qualche modo avvertono via SMS, via dati, eccetera, tutta l'infrastruttura che abbiamo messo. Quando ci siamo visti quest'estate con Mariano durante la visita alla Cerra, ci aveva accennato questa particolarità, insomma, dello strumento e siamo andati anche un po' oltre, nel senso che ho chiesto quali fossero le difficoltà per lo strumento ad essere presente sul mercato o comunque ad essere utilizzato. Se non ricordo male, mi aveva accennato al fatto del brevetto, ricordo bene? Sì. Quindi c'era questa difficoltà. Certo. Vogliamo spiegare magari anche gli altri. Dunque, in effetti ci sono una serie di aspetti che non sono stati ancora affrontati. Siamo molto avanti dal punto di vista del fare, quindi della realizzazione del prototipo e della realizzazione dell'infrastruttura, ma siamo un pochino più indietro rispetto a due fattori molto importanti. Il primo fattore è il brevetto. Ovviamente brevettare un oggetto del genere significa difenderlo da possibili copie. C'è da dire che il software non si brevetta, pertanto non possiamo creare intorno a questo oggetto una domanda di brevetto che va a brevettare gli algoritmi che abbiamo utilizzato per normalizzare i valori che attualmente misuriamo. Mi spiego meglio. C'è qui dentro un sensore che con la luce rileva la grandezza di una particella. Questa rilevazione viene trasformata in tensione, in voltaggio, in volt. Okay? Bene, i nostri algoritmi trasformano questi volt in qualcosa di leggibile dal punto di vista tecnico e quindi in dati che rappresentano un microgrammi al metro cubo. Bene, questa rappresentazione è abbastanza affidabile, molto vicina alla rappresentazione di uno strumento che costa molto. Bene, ci sono degli algoritmi lì dentro, ma non possiamo direttamente brevettare gli algoritmi, ma possiamo brevettare tutto ciò che c'è intorno. Quindi il primo passo che abbiamo fatto è quello di realizzare
ciò che poi potremo brevettare. E adesso che abbiamo un sistema possiamo in qualche modo creare quelle che sono le claims nel nostro brevetto, ossia le varie come dire, particolarizzazioni che rendono questo oggetto diverso dallo stato dell'arte. Ecco, è possibile farlo. Non l'abbiamo ancora fatto, anche per questioni economiche, anche perché ci siamo autofinanziati da soli in tutto questo percorso e anche in questo, per quest'altra insomma, cosa ci stiamo comunque ragionando, stiamo cercando di capire come trovare la miglior soluzione per intraprendere una prima domanda di libri. Posso aggiungere solo una cosa giusto per concludere questo aspetto? Noi ovviamente prima di esporci dire che questo strumento funziona, l'abbiamo affiancato a strumenti certificati e questa cosa non ai nostri occhi, ma agli occhi di chi utilizza strumentazioni costruite, rimanevano un po', diciamo così, di stucco nel fatto che una cosa di 100 euro gli dà lo stesso valore di una strumentazione che ne costa 6.000. Ovviamente quello misurava anche altri valori, però quello del PM10 che lo spendeva. Questo fa capire che è chiaro che una cosa del genere ha costi bassi e quindi può diventare capillare, cioè tutti possono utilizzarlo. Ora, una cosa che volevo dire, noi non abbiamo adottato una modalità del crowdfunding, cioè proprio un po' come quella che ci appartiene proprio come mentalità, cioè dal basso ognuno che è sensibile al tema vuole donare una cosa al progetto. Esistono dei portali internazionali di crowdfunding che hanno dei successi incredibili su idee innovative dove dall'arte al libro alla tecnologia si finanziano i cittadini finanziano i progetti che hanno piacere affinché poi questi si possano realizzare. Noi l'abbiamo messo sul portale di Indiegogo, che è uno dei più grandi portali internazionali con i Kickstarter. E lì speriamo di riuscire ad avere, come dire, più donazioni possibili. E con quelle donazioni la prima cosa che ci tengo a dire che volevamo fare era farla indipendentemente dalle istituzioni che vogliono o meno questa operazione sulla leva dei fondi, perché siamo particolarmente sensibili a questo tema, ormai non più per noi che siamo già preda della tossicità nel nostro organismo, ma sicuramente parte dell'iniziativa per i nostri figli. Ora, non siamo qui venuti a raccontare al Movimento 5 Stelle come siamo stati bravi e cosa siamo avanti, ma piuttosto a mettere a disposizione della vostra forza, sia mediatica che ovviamente istituzionale, per poter far capire a chi di competenza che determinate cose, controlli sul territorio si possono fare a costo basso, contenuto. Un drone di cui si parlava negli ultimi giorni costa molto di più di una cosa del genere e non ha la stessa efficacia delle 24 ore su 24 di monitoraggio che ti può fare una struttura del genere. Metti che sotto un cavallo che viene non ce ne metti uno, ma ce ne metti tre. Industrializzato potrà costare 50-60 euro, quindi stiamo parlando di un costo di 100 euro per cavalcavia, non so quanti ce ne sono in tutta la regione Campania, se si vogliono coprire tutti, ma tu hai un sistema di monitoraggio di tutta un'area particolarmente infestata dai roghi tossici, c'hai un'area. Quindi io sono venuto qua nel senso di lo devo comunicare alle persone di cui ho fiducia, di cui stanno facendo questo lavoro per cambiare un sistema, ed è qui. Poi quello che ne sarà in futuro di questo oggetto non lo so, diciamo, io l'ho messo su un portale di donazioni a livello mondiale, perché questo immaginate in Cina questo che può fare con tutto l'inquinamento che c'è là a livello atmosferico, credo che sia una delle strumentazioni che forse sono appena di morte. Io la metterò. Sì. C'era la domanda sua che ho avuto preso, mi spiace. Ma in parte già avete risposto, cioè il concetto di certificazione di calibrazione dell'oggetto, no? Perché sì. Poi se viene, diciamo, utilizzato magari anche con un'ottica di riscontro legale, questo dovrà essere. Dunque, diciamo, l'oggetto parte come una sentinella. Cioè noi all'inizio, quando abbiamo pensato a questo oggetto, abbiamo pensato a un qualcosa che potesse rilevare questa informazione e distribuirla. Va da sé che dietro
dietro il fatto stesso di distribuire questa informazione, nel caso in cui noi volessimo usare questa informazione anche dal punto di vista legale, è necessario avere una certificazione dello strumento. Questa certificazione si chiama certificato di calibrazione, nel senso che si va nell'ufficio di competenza e si ottiene, appunto attraverso delle prove sperimentali, la calibrazione dello strumento, che nel nostro caso viene fatta via software. Quindi siamo pronti, eventualmente ne sia appunto richiesta, realizzare la certificazione per chi è interessato. Anche questo è un costo. Anche questo è un costo. E quindi non abbiamo affrontato, proprio perché appunto ci sono questi costi fissi che dovremmo fare. Per fare dei discorsi ai quali siamo abituati. In sostanza, quali sono le spese da sostenere? Mm-hmm. In modo anche da avere il quadro più completo, volendo affrontare, ripeto, insomma, la situazione. Certo. Il brevetto internazionale costa 7.000-8.000 euro ed è la spesa, diciamo, che mette in sicurezza l'oggetto da eventuali copie. La certificazione costa di meno, che però ritengo che sia da farsi, essendoci, diciamo, se c'è moneta lo fai. Costa altrettanto, sempre intorno ai 5-6.000 euro una certificazione, non sono soldi tipo 1.000 euro, ce la giocavamo in due, ci divertiva a farlo, anche perché non era un costo proibitivo. 5.000 più 7.000 diventano costi. Detto questo, poi ci siamo anche interrogati se vale la pena di farlo, perché in fondo questa è una sentinella. Nel momento in cui tu hai la certezza che c'è un inquinante nell'aria, se sei, ecco, nelle istituzioni, puoi chiedere una misura. Se sei un cittadino, lo puoi fare ugualmente. Chiedi alla tua, vai lì e misura, perché io rilevo che c'è questo inquinamento nell'aria. Quindi nasce come sentinella. Certo, certificato, a quel punto c'hai già il dato certificato e puoi fare denunce, puoi utilizzarlo come arma legale. È solo una questione di soldi. Oppure puoi supportare le amministrazioni o la stessa ARPAC, perché ARPAC poi, guardando nel dettaglio, ha centraline molto limitate sul territorio. Allora uno strumento certificato poi potrebbe aiutare anche l'istituzione ad avere un monitoraggio continuo del territorio e a rilevare dei dati lì dove l'istituzione non può arrivare. Come costo di gestione, ovviamente lì c'è una pila, mm-hmm. quindi cioè, il costo di gestione è abbastanza basso come numero di rilevazioni. E questo che è. Sì. Non è come un apparecchio, non so, chimico di un ospedale, quindi che necessita dei reattivi continui, qualcosa di così. No, solo è ottico. Una corrente. Sì, che poi tra l'altro è allo studio anche una nuova versione che al posto della batteria utilizza un piccolo pannellino solare, è una batteria ricaricabile che permette, insomma, di evitare anche il consumo del denaro. Non sono il moderatore, sì, però... Altre due domande. Una, se è stato aperto un dibattito, se sia corretto o meno brevettarlo, nel senso... questa è una pubblicazione che ha un risvolto, diciamo, sociale, quindi c'è tutto un mondo che si mantiene su una logica open source, no? Quindi, sì, certo. Se non solo software ma anche hardware, degli Arduino. Sì. E l'altra cosa è se siete in contatto con il circuito questo del decoro urbano, che è un'applicazione che integra anche i comuni, quindi in possibilità di fare scrivere il comune gratuitamente con un'attivazione immediata per la risoluzione del problema. Anche lì sì, non siamo in contatto direttamente con il decoro urbano, ma lo vedi tu tramite Pomigliano. Attraverso appunto il movimento di Pomigliano abbiamo visto il bel lavoro che hanno fatto appunto su Pomigliano d'Arco, c'è uno stretto legame anche appunto tecnologico, e proprio qualche settimana fa abbiamo illustrato lo stesso progetto anche a loro. Quindi è in corso, insomma, una pseudo collaborazione, nel senso che ci stiamo parlando, ecco. Così come ci stiamo parlando anche con altre realtà a cui interessano i nostri dati, soltanto i nostri dati. E noi siamo aperti anche a questo tipo di rapporto, nel senso che appunto rispondendo alla domanda, noi abbiamo poi una piattaforma che in qualche modo è aperta, nel senso che se tu sei interessato a conoscere le mie informazioni e le vuoi mettere nel tuo sito, io ho già messo a disposizione delle API, che sarebbero delle chiamate molto semplici, che tu puoi utilizzare, interrogare quindi i miei database, prendere quelle informazioni e metterle sulla tua piattaforma.
Ecco, questo sistema è concepito in questo modo. Se non vuoi comprare l'oggetto, non vuoi entrare nella catena, appunto, dello smart loss, ma vuoi soltanto fare l'utilizzatore di tutta la piattaforma, oggi è già possibile. E quindi noi siamo aperti a questo tipo di discorso. Gianluca, forse voleva sì. fare una domanda? No, forse l'ho perso perché purtroppo mi sono perso un po', però mi torna sempre questo dubbio della distanza, che a livello di incendio me l'hai tolto in tutto, certo. A livello di rifiuto, mm-hmm. Dunque, cioè, questa... sembra che, cioè, sì, il costo è basso, però secondo me ce ne vengono tanti. Allora, aprire una zona. Questo è il dubbio. Noi abbiamo due versioni di questo strumento. C'è la versione portatile, che ti porti dove vuoi, e quindi vai a fare la misura sul luogo dove a te interessa, che è la, diciamo, è la misura anche più in qualche modo realistica. E poi c'è la versione fissa, che è quella che metti in un sito dove sai che sostanzialmente può accadere qualcosa. La classica centrale. Benissimo. Sotto a cavalcaglia anziché sul sito di smart. Sulle zone di rischio. Quella centralina che dici tu costa sui 50.000 euro. Bene, nel primo caso, nel caso in cui usiamo questo strumento come strumento portatile, il problema della distanza non è tanto sentito, in quanto appunto io arrivo al punto dove voglio effettuare la misura, la faccio e la posto, basta. Nel caso in cui questo strumento diventa in qualche modo fisso, allora è in dotazione un piccolo meccanismo che ti permette di far fluire aria all'interno di questo strumento. Questo cosa significa? Che c'è turbolenza, fluisce aria e io riesco ad aumentare la portata, soltanto chiaramente sul sito dove questo strumento è destinato a essere fissato e quindi con un pannello solare a funzionare in via GSM. Ecco, questo è uno scenario particolare che è confezionato per esempio in questo caso sulla terra di fuoco. Così risolviamo. Un'ultima considerazione che mi interessava, che poi voi approfondissimo da un punto di vista normativo, la Comunità Europea per la regione Campania, per le dimensioni di una regione come la Campania, prevede un minimo di 19 centrali. Indovinate la Campania quant'è? 19. Ovviamente voi potete pensare che 19 centrali in una regione come la Campania non danno una reale misura di quello che c'è come inquinamento nelle cinque città principali, non solo, ma con tutti i paesi e paesini che sono addirittura più abitati nelle stesse città. Considerate la densità che c'è a Portici, che c'è a Torre Annunziata, a Torre del Greco, sono cifre impressionanti. Quindi lì non ci sono centraline sul posto, per cui che fa là quando dà i suoi dati? Media. Nel senso, prende la centralina, le due centraline prossime al sito, che ne so, una sta a Napoli, quindi sono 100 km di distanza da quel posto, un'altra sta a Salerno, e dicono a cavallo di terreni com'è l'aria. Non ha proprio senso, non ha proprio senso scientifico. E funziona così. Non solo, alcune volte queste centraline che noi stiamo controllando, perché sul sito vengono messe tutte le misure, in alcuni periodi dell'anno, e guarda caso quando non piove per molti giorni, c'è molta concentrazione di nuvole nell'ultimo periodo prima di queste piogge, c'è stato un lungo periodo senza piogge, ebbene io ho fatto la misura a Pomigliano, ho fatto il giro proprio in occasione dell'evento di Luigi, e stavamo parlando di misure tra i 68 microgrammi, mi ricordo che era 50 il limite, 68 a 71, e il naso non riusciva né a scendere né a salire, che era la media di quella zona. Ed è durato più di 20 giorni. Sull'acqua non c'era un dato del genere. Quindi, due aspetti. L'acqua in generale, da questo punto di vista, così come è fatto scientificamente, vale zero. Due, la normativa europea deve essere cambiata, perché per poter realmente conoscere l'inquinamento dell'aria di un territorio con X città, bisogna lavorare a livello di quartiere. Queste sono le indicazioni che do a chi si occupa, insomma, di la Commissione delle politiche europee. Io ho finito, se ci sono altre curiosità. Io, se vuoi, posso portare un esempio che è successo a Terni, in cui, diciamo, c'è un'area abbastanza, un'area con un'area abbastanza
pesante, c'è cioè acciaieria, discarica, eccetera, eccetera. E ci sono varie centrali segnate nella città. E l'unica che rilevava, che termina sempre oltre le 70-80 sicuramente, e l'unica che spara sempre oltre il limite era una centrale che sta in un giardino. No? Quindi varie congetture, hanno studiato i flussi d'aria, eccetera, eccetera. Chi diceva che riscaldamento della città che sta vicino, dopo un paio d'anni hanno scoperto che quella era una misura ordine, perché la centrale era scalibrata. Perché era più nuova, capito? Sì, sì, sì. E quindi in realtà stanno fuori tutte. In Umbria la realtà è anche molto sviluppata, cioè la vostra chiami, perché prende il nome della regione, ha un bellissimo sito, ha un'app che si può scaricare sul vostro telefono e ha 34-35 centraline sparse per tutta l'isola, in particolar modo concentrate sulle principali città, Perugia, Milano, Amicizia. Cioè è più monitorizzata l'Umbria che la Campania. No, non voglio dire, ma siamo un territorio più esteso il nostro, quindi chiaramente ce ne vorrebbero di più. Considera che Terni fa 120.000 abitanti, ce ne stanno 4. Voi il mio quartiere, fa... il mio quartiere ne fa 129.000 e già anche uno. Mantuna. Tra l'altro un altro aspetto che volevo evidenziare è il fatto che questo strumento fa un monitoraggio continuo, che è cosa ben differente rispetto al monitoraggio di ARPA in generale, quanto ARPA fa 2-3 misure al giorno e poi eventualmente fa dei calcoli e delle medie. Noi invece ci proponiamo con una realtà totalmente diversa, è uno strumento che fa un monitoraggio continuo. Cioè significa che se passa un'auto davanti a me in questo momento, io rilevo la variazione di polveri e di ossido di carbonio che in quel momento c'è, cosa che insomma non capita con gli strumenti che attualmente sono utilizzati all'interno del centro. Prego. Sì, la mia domanda è se avete pensato di implementare o utilizzare la tecnologia del sensore ottico anche per altri tipi di inquinamento. Certo, noi in questo momento ci proponiamo per la misura di 4 tipologie. Due relative al particolato, quindi fine e grosso, PM10 e PM2,5, e altri due inquinanti, che sono ozono e monossido di carbonio. Questi sono i quattro elementi che in qualche modo noi siamo intenzionati a misurare con questo strumento nella prima versione, che sono quelli solitamente anche insomma, misurati dalle varie ARPA, ecco. Sono i più significativi per realizzare poi quel coefficiente che si chiama coefficiente medio di inquinamento, che in qualche modo dà un'informazione sulla bontà dell'aria, perché in effetti l'informazione sulla bontà dell'aria non è altro che poi una media delle misure degli inquinanti particolato, monossido di carbonio. Si può sapere come viene la misurazione del monossido di carbonio? Lo strumento che si utilizza è un sensore elettrochimico. Quindi il particolare grosso e fine è monitorato attraverso uno strumento ottico, ma nel caso del monossido abbiamo uno strumento che è misto, praticamente è uno strumento che è costituito da un tubo imbevuto di materiale chimico che in qualche modo sotto la forzatura di un campo elettrico riesce a monitorare le particelle di monossido di carbonio presenti nell'aria e associarne una variazione di tensione che è un analogico, insomma un valore analogico al quale poi viene associato in uscita il valore di ppm relativo al monossido di carbonio. Insomma. Anche se c'è un altro studio che diciamo stiamo cominciando a considerare per rimpicciolire ancora di più le dimensioni, sì, che sposta la sensoristica non più con vari tipi di sensori, ma con la sensoristica a LED, utilizzando lo spettrometro. Un po' come quando a scuola ci hanno insegnato a leggere la composizione chimica delle stelle, no? La luce emessa viene catturata dal gas che si interpone. Infatti, il sole dove manca. E io si chiama così perché no, lo dicevo un po' in generale, giusto per dare un'idea. In effetti, questa cosa si può fare in piccolo. Quindi in effetti, perché io stavo pensando alla possibilità di usarlo in presenza dei siti industriali nei quali c'è la necessità di avere un monitoraggio continuo. Ok,
e quindi immaginavo la possibilità di estendere la misurazione anche ad altri inquinanti come i benzopireni, i gruppi aromatici, certo. Queste cose che ho fatto, la domanda veniva portata. Se sta nello spettro, quindi ritrova quelle, quelle posizioni. Ma come detto, spettrometro, sì. Beh, allora si passa breve, no? Questa è, diciamo, la nostra, questo è quello che abbiamo e questa è la nostra ricerca. Nei prossimi mesi usciranno delle nuove versioni. Quello di cui abbiamo bisogno ovviamente adesso è di fare rete. Noi abbiamo aperto questo sito che dà crowdfunding, che si chiama www.indiegogo.com, sì. Progetto Smart Nose Dust, e lì praticamente se si riesce a fare rete, casomai con la nostra rete, fa capire che è una cosa, insomma, che può essere messa sul campo se si finanzia dai cittadini. Abbiamo messo dei tagli di finanziamento che partono da 5 euro fino a quanto arriva? 5.000 euro. Per 5.000 euro, qualche fondazione che è sensibile al tema, che è così sensibile. Diciamo, questi sono i tagli che di solito questi portali mettono a disposizione. Ma la maggior parte dei casi di successo, di idee innovative su queste cose, sono tante persone che mettono 10 euro. Migliaia di persone che mettono 10 euro, si arriva a raccogliere una cifra considerevole per poter creare una rete di monitoraggio. Quindi, diciamo, l'aiuto è, se condividete questo progetto, un modo per poterlo aiutare a finanziare e spingere molto questa rete su questo portale. Che un portale in realtà sarebbe bello se lo prendessi un movimento 5 stelle dovesse prendere totalmente tutto questo. Io lo metto a vostra disposizione. Che all'inizio, insomma, mi è quando ci siamo visti, insomma, era, sai, quei sogni con quali per partire, ecco, questo era uno dei tuoi sogni, cioè fare la possibilità del movimento 5 stelle di fare sia il prodotto che la no, figurati, no, che io comincio a vedere i minuti di orgoglio, per orgoglio, perché per la validità purtroppo le mie conoscenze non lo fanno. Grazie. Magari magari potrebbe essere un'idea fare un incontro poi successivo con un po' più allargato ai ragazzi della camera, dopo la Sicilia in modo da fare un po' di è stato molto interessante.